Buongiorno a tutti ragazzi, il mio nome è Max19. Oh mio Dio. Beh, se non avete capito, questa è l'imitazione di un altro youtuber molto più famoso di me, che però ogni volta che sento mi fa ridere. E quindi io sono Max19, vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Jurassic World Evolution. Disponibile ora, attenzione, disponibile ora su Steam ovviamente, oppure su altri canali dove magari lo trovate a meno di 55 euro, ma questo spetterà a voi decidere. Io sono Max19 per farvi vedere quello che succederà quando noi adesso faremo un super mega ceratosauro, ok? Facciamo un ceratosauro perché costa 606.000. In realtà non posso farlo, ecco perché non l'ho fatto nella scorsa puntata, perché sono povero. Ma in questo episodio prevedo, perché sono un veggente, che riusciremo a completare il nostro super mega coso qua essenzialmente. Cioè, il coso è essenzialmente il... come si chiama? Dai, 3 stelle, l'isola. Ecco, bene, avete capito? Molto bene. Guests, riusciamo a fare l'hotel? No, perché costa 7,50. E permette a più persone di stare nel parco. Che cazzo, scusami, sul serio? Food, drink, fun. Vediamo un attimo cosa manca alla mia gente. Total power used. Available power 55. Storm Protection è tutto protetto dalle tempeste, ma poi ho scoperto che in realtà non mi serve un cazzo su quest'isola perché qua non ci sono mai tempeste. E Shelter, Dinosaur Visibility, 43%. Si lamentano che vedono pochi miei dinosauri. Allora, scusate, posso fare un altro aggeggio di visibility, dinosauri? Allora, io potrei fare un aggeggio esattamente in questo punto, dove però si lamenta che è senza corrente elettrica. Un pilastrino più o meno qua e facciamo praticamente una città essenzialmente, ci facciamo una mega città. Abbiamo 2 gallerie adesso della visione degli erbivori, molto ma molto bene. E nel frattempo abbiamo 518.000, siamo quasi al valore che ci serve per prendere un nuovo dinosauro bellissimo. Volevo andare nel Hammond, Incubate Dinosaur, e abbiamo ci serve il Huayana Ichthyosauro al 60%. Per incrementare il genoma ulteriormente. Quindi andiamo su Expedition Map. Sappiamo che questo si trova in Cina. Dove cacchio è la Cina? Qua. 105.000. Vai bello, vai. Tanto posso fare il negozio di abbigliamento per 120.000 e basta. Ovviamente, questo è un posto del cacchio per fare. Vedete, il limite della mappa è quello. E io posso. Profit 84.000, va bene. Vogliamo incrementarlo, possibile? Qua si può mettere. Si può mettere. Era meglio metterlo dall'altra parte, però. Aspetta, si può girare? Sì, perché dall'altra parte c'è il coso di dove vanno a vedere i dinosauri. Magari vogliono uscire e poi si comprano una maglietta, no? Anzi, guardate Mike cosa fa, a parte spendere soldi. Perché Mike è ancora più intelligente. Mike va qua, Mike va lì e gira. E la mettiamo. Tacete, bello, eh? Perché adesso Mike fa una cosa così. E poi, già che ce la fa così, no? Il double collegamento così. Così la gente va da entrambe le parti. Non è costretta ad andare da un unico punto. Infatti, vedete, guarda come affluiscono tutti per andare più avanti a vedere quello che non c'è da vedere in realtà. Molto bene. E sono molto contento che siete tornati qua per un nuovo episodio di Jurassic World Evolution. Ovviamente, a Mike senza nome, trovate i migliori. Dico. Dino Shore, vogliamo le magliette che vendono, ve le vendiamo per 20 euro. Ok? Mi è saltata la corrente alla centrale elettrica, quindi adesso sono un po' sotto di elettricità, ma in realtà tutto bene. Osmolo, medium, herbivore, fossil. Va bene, ci penso io, ci penso io. L'elicottero già in spedizione, ci manderò dopo. Madonna, che bella voce che c'hai. Don't let this opportunity pass you by. Va bene, va bene. E sono una stella e mezza. Cazzo, com'è volatile il prestigio. Mannaggia. Reserve speed, Isla Takao, Isla Muerta. Cioè, queste le posso sbloccare quando sarò sulla prossima isola, essenzialmente. Nel frattempo ho 660.000. Anzi, 780 e passa 1000. Vediamo di estrarre il DNA da questo aggeggio e di estrarre il DNA da quest'altro aggeggio e questo non si sa che cacchio sia. Ma adesso siamo pronti finalmente per liberare la bestia. Incubiamo un ceratosauro che costa 605.000. Vediamo cosa viene fuori. Il primo super mega cattivone di Mike. Avendo completato le missioni secondarie, mi ha sbloccato praticamente queste abilità che prima non c'avevo. Ok, empty upgrade.
Compriamo anche questo, molto bene. Rilasciamo quindi il primo dinosauro super gigantesco. Questo è bellissimo, è bellissimo. Guardate che meraviglia. Guarda che coda. Ah, the Huayangosaurus, another member of the Stegosaurians. Guarda che bello che sei, cocco di mamma. Questa è una meraviglia di dinosauro e credo che lo chiamerò il cornuto, ok? Il cornuto perché mi sembra abbastanza evidente, cioè nel senso, poverino, è il primo della sua specie ridotto in queste condizioni. Ma attenzione, attenzione, non finiscono qua le sorprese. Intanto andiamo a vedere i fossili, perché nei fossili abbiamo qualcosa di interessante. Abbiamo un DNA potente. Vendiamo questo e... DNA abbastanza scarso, ma va bene lo stesso. Già che ci siamo, miglioriamo il centonoblizzasauro. E quindi andiamo a vedere il nostro primo dinosauro carnivoro. Eccolo qua, guardate che roba. Facci sentire come parli. Questo volevamo vedere tutti. A carnivore, I see. This time a Ceratosaurus. There are distinctive spines that run down its back and a bladed horn on its head. Just what you don't want to run into when you're out there alone or in a group. Essenzialmente dice che, a parte il fatto che è bellissimo, cioè mamma mia, è bellissimo questo coso. Ma no, siccome non basta che sia bellissimo, ok, mi viene detto che non gli piace stare in compagnia. Nonostante, insomma, il social group da 0 a 3 persone, la popolazione ideale è da 0 a 20. Cioè, tutto sommato, ho 86, incredibile. 86, devo farne un altro. Devo farne un altro, magari modificandolo. Non gli ho ancora dato un nome, perché questo lo lascio a voi, nel senso che sicuramente voi mi direte qualche nome da dare al super mega tizio carnivoro, a cui io modifico il genoma in questo momento, perché non è abbastanza cattivo. No, non è abbastanza cattivo, vogliamo renderlo ancora più cattivo. Vediamo se qua c'è da fare qualche upgrade. Ranger, load speed, no, non abbiamo altro. Ma attenzione, perché ho scoperto che praticamente usando i mezzi è così che si sbloccano nuove skin. Quindi io ho la Jeep del 2018, eccola qua. Una cosa interessante ovviamente è riuscire a mettere da qualche parte un centro dove si possa andare a visitare ovviamente il nostro bel dinosauro. Molto bene, facciamo questa cosa. Perché l'ho fatta? Mi state, ma che cazzo, Mike, ma che cazzo, cioè, controlla un po' il tuo click. Perché l'ho fatta? Perché adesso noi qua vogliamo fare una cosa del genere. Andiamo su Enclosures e ci mettiamo una capra viva, va bene? Cioè, sul serio? Sul serio, abbiamo c'è una povera capra in giro per il parco. Andiamo a mangiare le capre ai dinosauri, ma che cazzo di creature? Siamo proprio dei malvagi. Attenzione, sta andando alla carica. La capra è lì. Ha deciso di fermarsi. Sta annusando, credo, eh. Ha puntata. E... la povera capra non sa neanche cosa sta succedendo. Oh, signore. Oh, signore, ma cosa... cosa ho combinato, Mike? Cioè, così, in un boccone? Food al massimo. Vabbè, grazie al cavolo. A sete. Ovviamente io avevo spiegato già nell'ultimo episodio che possiamo aggiungere un po' di acqua nel caso ci fosse bisogno, in modo che i nostri stupidi dinosauri possano andare a bere. Su, bello, su. Appetito 93, metabolismo 2,46, che sono dati che non so esattamente come interpretare. Questo è il problema. Sembra, non c'è differenza tra questo dinosauro e una gallina. Non c'è assolutamente nessuna differenza. Quindi li mandiamo dentro un compagno.
Questo dovrebbe essere ancora più cattivo rispetto a quello di prima. Sì, abbiamo capito. Abbiamo capito. Così, buttiamo nel cesto 500.000 dollari perché vogliamo fare due gonosauri qua nel recinto dei carnivori. Vediamo cosa succede. Nel frattempo, visto che non so esattamente cosa fare, chiamerò questo dinosauro Gregorio, va bene? Questo è Gregorio e questo è Lucio. Perché, insomma, mi sembrano dei nomi adatti a dei ceratosauri carnivori. Lucio e Gregorio sono pronti. E adesso gli mandiamo dentro due huiagagagonosauri e vediamo cosa succede, perché siamo molto curiosi di capire un attimo le meccaniche. Insomma, sono i primi dinosauri che abbiamo deciso di fare, di sperimentare questa cosa. Allora, rilasciamo i dinosauri. Ovviamente non abbiamo creato dei dinosauri senza difese. Abbiamo fatto dei dinosauri che hanno delle difese. Potevo fare anche un triceratopo, ma costava tanto, costava troppo. Quindi questo dinosauro qua dice: bello, non rompermi le balle. Quindi dovrebbe essere il top. Ok, si sta panicando. Ragazzo, appena uscito si sta già panicando. Dove sei? Oh, biondo. Ok, adesso sembra esserci dell'azione. Sembra che si stiano preparando per un confronto. No, no, dai buono. Chi sei? Gregorio? Gregorio, lascia stare. Gregorio, lascia stare. Poca vita, che cazzo, diciamo, un morso. Aia, aia. Mi ha tirato un cazzotto. 78 di vita. Tanto arriva anche quell'altro a rompere le balle. Stai buono. Io, a me non piacciono queste cose, cioè, capite? Cioè, perché ho dovuto spendere un pochino di soldi per fare un super mega dinosauro per poi farlo mangiare da un altro dinosauro? In maniera completamente stupida, però. Aia. No. Aia. Donatissimi carnivori. Gli ha rotto solo il collo. Si sta cibando di lui. Molto male, questa cosa non sopporto vederla, quindi prendiamo subito il mio elicottero. Vai, prendi il volo. Prendi il volo, girati, vai. Dannati bastardi, nel senso sì, ho fatto un esperimento, era interessante. Però adesso... Stai buono, stai buono, non andare a rompere le balle, che l'ho appena sedato, poverino. Stai lì e dormi, non rompere le balle, ecco, grazie. Transport teams, grazie, portami via per favore. Questo geggio voglio portarmelo qua. Ok, grazie. Insomma, abbiamo visto come si fa ad ammazzare un dinosauro, poverino. Non è stato proprio uno spettacolo spettacolare il combattimento, cioè nel senso sì, erano lì che si picchiavano e tutto, ma alla fine uno dei due ha mangiato. Gregorio ha salute al 74%, si sta recuperando in teoria. Intanto stiamo trasferendo un dinosauro e l'altro lo stiamo praticamente portando, non so, a smaltire nell'oceano probabilmente. A smaltire nell'oceano probabilmente. Ovviamente, se vi piace questo video, lasciatemi un like. Io credo che concluderò qua questo episodio. Sono Mike Senza Nome, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo episodio. Ranger, scusi, sapete che cazzo fare? Venite a ripristinare qua. Ok, grazie Ranger, una nuova squadra. Grazie Ranger.
Anche perché adesso mi servono due squadre di ranger, in maniera che possa fare il live bait feeder e carnivore feeder. 8 su 10, 8 capre sono state liberate da qualche parte. Devo incubare due montosauri come se non ne avessi già fatti 80.000. Molto bene, detto questo ragazzi io vi ringrazio per l'attenzione, sono Mike Senza Nome e ci vediamo al prossimo episodio. Lasciatemi un like se vi è piaciuto, fatemi sapere quello che ne pensate di questa serie. Ci vediamo, alla prossima, ciao 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 ciao.